La comunità della MotoGP è in ansia per l'incidente che ha visto coinvolto Andrea Dovizioso, ex pilota del Moto Mondiale, ricoverato presso l'ospedale fiorentino di Careggi dopo una terribile caduta durante un allenamento in motocross sulla pista di Terra Nuova Bracciolini, Arezzo. Dovizioso, secondo quanto si apprende, ha riportato un trauma cranico, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il suo entourage trasmette un prudente ottimismo riguardo alle prospettive di recupero. L'ex pilota della MotoGP, tre volte vice campione del mondo nella classe regina con 15 vittorie sia con Honda che con Ducati, oltre a un breve periodo con Yamaha, è già campione del mondo in 125, è scivolato mentre si esercitava sulla pista da cross a Terra Nuova Bracciolini, in località Il Tasso. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto intorno alle 11 di stamattina, quando improvvisamente la moto ha avuto un guasto. Dovizioso è finito a terra sbattendo violentemente la testa. È stato poi prontamente soccorso e trasportato all'ospedale fiorentino di Careggi tramite l'elisoccorso, dove è stato ricoverato per il trauma cranico con codice 3. La dinamica precisa dell'incidente e i motivi che lo hanno portato ad allenarsi a Terra Nuova Bracciolini, non distante dalla sua Romagna nativa, non sono ancora chiari. Originariamente non erano state fornite informazioni sull'identità del ferito, ma successivamente è stato confermato che si tratta proprio di Andrea Dovizioso.